Il cellulare, si sa, è prepotentemente entrato nelle nostre abitudini ed ora non possiamo farne a meno per comunicare, trovare un'informazione o arrivare in un certo luogo. Forse però non tutti sanno che può essere utilizzato anche per localizzare un terremoto. In pratica, ognuno di noi ha in tasca una stazione sismica. Vi spiego tutto in questo video della serie Terremoti in pillole. Gli smartphone sono dotati di un accelerometro che serve, ad esempio, a ruotare l'immagine sullo schermo quando si ruota il telefono. Questo accelerometro è sensibile ad ogni movimento del cellulare ed è talvolta usato come base per app che simulano un sismometro. Quando si verifica un terremoto nell'area in cui è situato il telefono, questo rileva, attraverso l'accelerometro, il movimento. Se sono presenti più telefoni, ognuno agisce come una stazione sismica e questo permette di calcolare, in tempi brevissimi, la posizione dell'epicentro. Infatti, un segretissimo algoritmo elaborato da Google utilizza tutti i dati spediti dai vari telefonini ad un centro rete per stimare la posizione del terremoto. In particolare, vengono utilizzate le informazioni relative ai telefoni per i quali è stato dato consenso al tracciamento della posizione. Questo è un interessante esempio di citizen seismology, cioè sismologia fatta direttamente dai cittadini. In un prossimo futuro, l'algoritmo verrà utilizzato per mandare attraverso il telefono un messaggio a tutti i cittadini delle aree limitrofe per avvisarli dell'imminente arrivo del terremoto.